questa persona sì, ma non ha fatto niente. Io allora mi sono deciso di scrivere, visto che avevano, non mi potevano più somministrare, dottoressa, io avevo avuto problemi con i medici di lì perché non mi curavano, la dottoressa mi ha detto, dice, non lo sa, mi hanno detto pure di non poter somministrare più il vitto vegetariano, e io ho detto, e che cosa possiamo fare? Dice, perché non risulta nata bella vitto. Dice, guarda, è l'occasione giusta, che io con una fava vedo se posso acchiappare più piccione. È stato chiaro, Graviano, andiamo avanti. No, e le sto dicendo, e scrivo alla ministra della salute, Lorenzin, Beatrice Lorenzin, una raccomandata, e io anche la ricevuta di ritorno, alla ministra Lorenzin, e scrivo il 24 ottobre del 2016, spiegando tutta questa situazione, spiegando che io ero in carcere per proteggere il signor Silvio Berlusconi, raccontando tutte le cose che stavano facendo loro, ingiuste, no? Ingiuste. E questo solamente perché mi vuole far uscire dal carcere, perché gli vado a chiedere di rispettare i patti con mio nonno, quello che ha con mio nonno. Io chiaro, nella lettera l'ho scritto chiaro, perché non avevo niente da vedere. Subito mi è arrivata una lettera che la dottoressa pure medico Pallo, di che di Opera Milano è rimasta basita, mi si chiama veloce veloce, ma quale? Ah, io mi lamentavo che stavano raccogliendo la firma Il Radicale, Pannella contro l'abolizione delle gas, perché tutto in questo, tutto è riscontrabile quello che io vi dico. Mi scrive subito e dicevo io questa lettera. Questa lettera viene mandata, quindi, anche se la mia me l'hanno fatto scomparire, perché c'hanno pure qui dentro di carcere le mani che si muovono, e mi è scomparito. Questa lettera è stata inviata anche alla CEDRA di Milano Opera, e siccome come area sanitaria noi dipendevamo dal San Paolo, anche a San Paolo, e c'è scritto che era stato introdotto il vitto vegetariano nella tabella dei vitti, che di fare stare di più a Graviano all'aria aperta solo per i problemi che stavano cominciando a causa, e mi scrive a me, e tutto adesso ci stiamo pensando. Invece che succede? Lui, sempre il signor Silvio Berlusconi, si fa vedere, si deve raccogliere 500 mila firme, lui si fa vedere con sempre una passerella che ha iniziato a fare nel 2001, e con il signor Marco Pannella a firmare, che ha firmato per un referendum contro le gas, però ha firmato lui solo, non ha fatto campagna elettorale, e questo io non l'ho sentito, ma lo troverete in un'intercettazione che io ne parlo con il signor De Neuf. Si stavano a pigliare in giro a fare la passeggiata, ma tutto ciò è per non far uscire a me da carcere per questa situazione maledetta di soldi che a me non interessano, e io non voglio, perché io rispetterò il volere di mio papà, e ho fatto solo per non ci fare la brutta figura a mio nonno Buonanno, dove pure lui. E se volete vi do una io ho capito una raccomandata, mi ascolti Graviano, mi ascolti, io ho capito bene quello che lei intende, non capisco perché non lo ha fatto prima quello che sta facendo di nuovo adesso. Ma io adesso non sto facendo niente, io adesso sto dicendo qualcosa. Finché non vede il risultato, quindi c'è molto altro da dire, diciamo così, finché io non vedo il risultato. Ma no, quello che si dice, se vorrebbe che io voglio fare, io non voglio fare niente, non voglio niente, non voglio nessuno né niente, io solamente io avevo dato delle confidenze a un mio carissimo amico, che era un signor torniamo alle confidenze, sto finendo, io non riuscendo a mantenere l'impegno, perché ci ho provato da lettere, ci ho provato con il mio cugino Sara, disse, ma fa una cortesia, uscendo, io voglio fatto su questa cortesia, perché non mi interessa, a me non interessa niente, a me interessa fa a voi da tizio, e ci si dice otto cose, che se va a cercare, state a portare, e se va a togliere il debito chiave, porta quello che deve portare. Questo era quello che io ho chiesto al signor De Neuf, e lui mi ha detto, a me non piace questi tuoi metodi, perché ci dobbiamo sedere, poi cioè, se io con questa gente non mi siederò, perché non mi interessa nemmeno guardarle in faccia. E c'è una frase un po'
aggressiva, ho detto si mettono calcagnate, che significa hanno calci, in alcune parti del corpo, mi sono spiegato, cioè, quindi se tu hai intenzione di accadere, io ti suggerisco di non fare più niente. E questo ci sta bene, non si è fatto niente perché lui l'ha detto che bisogna sedersi e parlare. Io torniamo, torniamo a quelle che lei chiama confidenze. A quelle? A quelle che lei chiama confidenze da Dinolfi, come sa, sono confidenze intercettate. Andiamo al colloquio del 22 gennaio 2016. Mi dica se l'ha ascoltato oppure no. L'ha ascoltato? Un attimo, dottore, mi scusi. Non me lo ritrovo in questo corso. Sì, 22 gennaio 2016. Ora 12:58. Se vuole, all'inizio si parla dell'urologo. La sera che le ho raccontato poc'anzi di opera, che no, un dottore non mi curava. Quindi poi si parla che lui vuole... Lui vuole denunciare lì a casa circondariale per andare via, perché era una vergogna quel carcere, finalmente è stato chiuso. E poi si parla del dottor Falcone, delle celle sottoterra che si erano... E poi si parla delle charge. Si parla di tante cose. Si parla del processo aggiustato, l'unico, che poi è un maxi processo aggiustato del dottor Falcone. No, aggiustato dal dottor Falcone, perché lui mi dice, lui mi dice, ma c'è possibilità di aggiustare i processi? Se sì, io quello che conosco uno solo, ma che se processi, aggiustò il dottor Falcone, perché se si va a guardare è una vergogna, se un giorno io dirò qualche cosa ve la sto dicendo adesso, si vede che quello processo nemmeno doveva essere costituito, perché era già precostituito, i collaboratori di giustizia, più che collaboratori di giustizia erano gli scappati, per se basta la vita. Mi dica cosa vuole sapere di qui. Ormai le faccio fare tutte le premesse, perché sennò poi ci accavalliamo con le sue premesse, le mie domande non ci capiamo, quindi siamo pronti per fare la domanda. Quello del 19 gennaio 2016 non l'abbiamo completato però. Perché cosa c'è da completare? Mi pare che lei abbia dato tutte le spiegazioni. Che no, mi serviva. Si parla dei fascisti, si parla perché lui si è alleato con Fine, con questi fascisti, e questo per dimostrare che io sono contro a quello che si vuole dire rapporto massoneria, destra, perché a casa mia si è votato sempre Democrazia Cristiana. Va bene. Tra il 19 gennaio del 2016 e il 22 gennaio del 2016, quindi questi due colloqui che le sto richiamando ora, c'è un'evidente, diciamo, correlazione di argomenti, perché nel 19 gennaio 2016 si parla, come le dicevo prima, di Berlusconi che fa il traditore, si parla di progetti separatisti, si parla del progetto forzista e si parla del mancato rispetto di determinati accordi, e mi pare che questo, voglio dire, sia un tema sul quale lei si è intrattenuto. Se ha altro da dire su questi accordi, ce lo dica, se no io passo al colloquio successivo, perché il colloquio successivo spiega meglio. Vabbè, passiamo al colloquio successivo, non me ricordo, successivo, se lei... e poi eventualmente torniamo al 19. Perché nel colloquio successivo... qualcosa da colmare, mi faccia la domanda su quello di poc'anzi. Passiamo al 22 gennaio e poi eventualmente torniamo indietro. Lei a un certo punto dice, il 22 gennaio, parlando con Adinolfi, nel 93 ci furono le stragi e le cose migliorarono tutte di un colpo. Infatti io poi andai a Pianosa e non ti toccavano. 450 ne tolsero. Nel 94 lo stavano proprio togliendo il 41 bis, c'era la Maiolo, poi arrivò Bossi, puntini puntini, e probabilmente il progetto di toglierlo si interruppe, questo lo dico io, perché poi il governo cade. Perché lei parla di questi temi e sente l'esigenza di riferire ad Adinolfi nuovamente quello che aveva accennato il 19 gennaio 2016, facendo riferimento, a mio modo di vedere, ma potrei sbagliarmi, ad accordi che dovevano proprio portare all'eliminazione del carcere duro?
Dottor, invece qui, cioè, io dico quello che ho appreso, quello che ho sentito, possiamo ascoltare i dischetti. Qui si parla del 41 che è nato per le stragi del 92 e 93. Del 92, delle stragi del 93. E invece no, dottor, mi scusi, iniziamo alle 12.58, si parla, passando questo, dalle 13.08 in poi, si parla che il dottor Falcone, mentre era nel 1991, mentre era già al Ministero della Giustizia, avevano predisposto, scusa se io le sto dicendo, io quello che ho appreso nelle intercettazioni, ci mancherebbe, la mia domanda è chiara. E le mie conoscenze, poi lei se ha qualcosa da dire, insomma la contesta. Risponda come vuole. E si parla che dovevano fare le celle sottoterra, sì. E lui mi dice sì, io 91 sono andato a Angiotti ed è tornato dalla Libia perché ha fatto rientrare e arrestare a quelle che erano macchie del processo, che erano in scadenza termine, il 41 già era stato scritto, già era scritto, non c'entra niente quello, e questo lo dice anche il signor De Nolfi, non lo dico solo io, se ascoltiamo bene, anzi lo dice lui, si parla di questa legge, fra cui un carcere a Lecce, nelle vicinanze di Lecce, perché chi era condannato, un esempio, di 10 anni, di 416 bis, si doveva spiare questa sentenza, questa pena in questi luoghi, e io qui faccio l'errore che dico ancora non c'erano le leggi, più che l'errore è stata, si parla, si confessa, si capita che si dice qualcosa non di preciso, io dico ancora non c'erano le leggi della comunità europea, più che non c'erano le leggi c'era la convenzione, però non venivano applicate, quindi perché già abbiamo... Non la sentiamo più. Che è successo? È spento. Sarà spento, adesso abbiamo ripristinato. Dove ero arrivato? Non c'erano ancora le leggi della Comunità Europea. C'era la convenzione. Più che non c'erano le leggi, non veniva applicata la convenzione della Comunità Europea, quindi non si poteva fare niente. E invece già il 41 era stato fatto, cioè, poi con le stragi loro si sono convinti che erano per questo motivo, e se le ascolti bene questa parte, scusi, non sto dicendo ascolta a chi che ha fatto la trascrizione, sono una scrittura, e loro si sono convinti che era il 41, che era a causa del 41, io ci dico, erano detto 400 rotte, era stato anche modificato perché c'era anche un comma, forse il comma 1, che potevano cucinare, avevano più due colloqui a mese, una cosa del genere, più, scusi, mi sto perdendo il filo, e che già era stato fatto, ah, ma scusi, ci sto arrivando, che loro si sono auto, e io qui gli dico, per questo ti dico che la mafia non c'entra niente, e io sono, perché io sono innocente, se di cose che avevo sentito tramite Enna, tramite a montagna, diciamo, perché siamo stati in carcere assieme da montagna, disse, questa è una, tutta una cosa organizzata. Scusi dottore, nell'occasione le devo leggere un verbale di Spatuzzo. Posso? Posso? Sì, attinente questa alla domanda. Sì, è attinente a domande del processo, perché che io questo verbale non ero a conoscenza, l'ho avuto la settimana scorsa che me l'ha inviato l'avvocato Giuseppe Aloisio tramite raccomandata. Ma se può essere più preciso, ci dice cosa sta leggendo magari, verbale reso quando? Sì, ma stavo parlando, dottoressa Sero, stavo spiegando questo. Sì, però non è che il dichiarato di Spatuzza non è che si introduce attraverso la lettura Spatuzza, da parte noi l'abbiamo imputati. Sentito, signor Graviano, lei lo sa, queste cose le ha dette davanti a noi. È tutto riscontrato. Ho capito. Si deposita il verbale e si fanno delle richieste come attività integrative, ma se non è depositato ancora e ce l'ha, io almeno non l'ho ricevuto. E quindi non lo può. Ma di quale verbale stiamo parlando? Reso da Spatuzza
Nel 2008, mese di luglio, sì, giorno 0. Però non è stato depositato formalmente, non ci sono state richieste da parte del suo difensore, quindi non lo può introdurre lei leggendolo. Ma io non dico quello che vuole che dico che cosa dice Spatuzzo. No, no, lo deve dire Spatuzzo, che quello che ha da dire, quindi il suo avvocato farà il deposito e farà le sue richieste, secondo me. Ma era attinente alla domanda che le ha fatto il pubblico ministero? Sì, dottoressa, scusi, che se si collega risponde a quello che... Se si risconcia quello che sto dicendo con la verbale che ha fatto Spatuzza, che poi l'ha cambiato, è venuto a dirvi qui cose diverse. Presidente, non di lei, poi, quando lo formalizzerà l'avvocato, Presidente, faremo le nostre valutazioni. Presidente, formalizzarlo ora, lo metto anche a disposizione dell'ufficio. Lei vuole dare un'occhiata pubblico ministero a questo verbale? È un passaggio veramente di, sono 1, 2, 3, 4 righe. Mi pare evidente, no? Sì. Sono 5 e mezzo. Se lo fa vedere. L'interrogatorio è quello del 3 luglio del 2008. Ma mi scusi, Graviano, visto che poi il suo avvocato farà certamente il suo esame, eventualmente proseguiamo adesso, poi introduciamo questo argomento. Vabbè, però io non voglio perdere il filo però del discorso. Vabbè, infatti non, tu... cioè, non è che, andiamo avanti, signor Graviano, poi lo riprendiamo su dopo. Su cui non si deve argomento. Interferire. Perché va bene. E poi se per gentilezza, quando è possibile, una pausa di non più di 2 minuti per andare in bagno. 2 minuti, non di più. Vabbè, vabbè. Vabbè. Non 2 minuti, non di più. E allora, pubblico ministero, aveva questa esigenza pure l'imputato di una pausa. Di fronte a queste esigenze io non posso. La vuole fare subito, signor Graviano. Non necessita di rinviare, sospendere 2 minuti, perché è qui vicino, qui proprio accanto. Ho capito, ma noi a verbale che cosa mettiamo? Se si deve fare, si fa per tutti. Vabbè, la facciamo allora, subito. Scusate, concludiamo questo. Giustamente, concludiamo questo argomento e poi facciamo la pausa. Quindi rimaniamo al 22 gennaio. Non so se lei aveva risposto alla mia domanda. Qui si dice chiaramente, per quello che noi riusciamo a ricavare dal colloquio intercettato, che voi eravate a conoscenza, diciamo, di un progetto finalizzato a eliminare il 41 bis. Ma se ne parlava, non era solo al dottor gli onorevole a quell'epoca, Tiziana Parenti, ma io ho un riferimento qua. Sì, io lo sto dicendo come discorso. Veniva anche una che era di sinistra, proprio comunista, proprio di sinistra, non mi ricordo come si chiama, che diceva a noi dobbiamo lottare noi per togliere un 4 bis, se non togliamo questo fatto. Quindi sì. E eravamo a conoscenza che il governo si stesse muovendo su questa parte. Benissimo. Fra cui, scusi dottore. Prego. Fra cui quando è diventato ministro dottor Flick, se non sbaglio. Flick. Scusi signora. E c'era il dottor Margara, che era prima signor magistrato di sorveglianza di Firenze, che a noi, che era nel tempo brutto, diciamo a Pianosa, e a noi era l'unico che concedeva i 4 colloqui a mese, invece di uno come ha fatto il governo Berlusconi, e 4 colloqui potevamo cucinare, 4 ore di passeggio invece di una, 4 ore di stare all'aria aperta invece di una. Il dottor Margara è venuto a trovarci anche nel carcere di Spoleto, io sto parlando del 97-98, in questo periodo, il quale si parlava che è una cosa disumana. Quindi noi, va bene, ho capito, speravamo che questa fosse la conversazione. Abbiamo capito, si stava discutendo quindi del 41 bis e c'erano, diciamo, orientamenti anche favorevoli alla sua eliminazione. Il problema è che in questa cosa, sia da destra, sia da destra che da sinistra, sì, lo ha detto. Il problema qual è? Che in questa conversazione lei non si limita a fare un riferimento, diciamo, generico, ma lei dice che tutto si ferma, quindi rispetto a questo progetto di eliminazione del 41 bis, per colpa di Bossi, che fa cadere il governo, se non sbaglio, nell'autunno del 94. Ma più che io, se lo dice il signor
Adenolfe, che dice anche qualche parolaccia, sia lui che ha fine un fascista, tutte queste cose, una persona che aspettava a destra e a sinistra, su questo tutto, ma non si trova niente di... non so che chiarimento le vuole. Si parla che finisce tutto perché cade un governo Berlusconi e poi governo nel 94, ma noi io parlo di tutti i carcerati, anche i cappellani delle carceri ci davano queste notizie che si stava lottando perché era una cosa molto disumana. No, niente, è un passaggio così, non è un riferimento, cioè perché qui per il boss è caduto o non si è fatto più niente. E si lamentava che il boss non era una persona stabile, una persona affidabile, e lui si univa, Paolo Berlusconi, diceva o chi comunisti, che lui era contro i comunisti, allora tutte quelle che non sono comunisti, su contro i comunisti sono con me, una cosa del genere, ma adesso non mi ricordo, se poi volete possiamo ascoltare l'intercettazione. Il riferimento a Bossi, testuale, viene effettuato da Adinolfi, ma a completamento del suo discorso, cioè lei dice lo stavano levando il 41 bis, Adinolfi dice lo stavano levando, è venuto sto decreto e lo stavano levando, Bossi ha fatto cadere il governo Berlusconi e lei aggiunge i miserabili non sa firaru, cioè non sono poi stati in grado di fare quello che avevano. Quindi in realtà non è Adinolfi che introduce questi riferimenti, ma fa il nome a cui lei sta facendo già riferimento. Per essere chiaro. I miserabili, io mi riferisco a loro, i miserabili. Non hanno fatto... Quindi, i miserabili poi... Sì. La parola è firaru, che in siciliano significa non sono stati in grado, in calabrese sarebbero un ciaficero, cioè non ce l'hanno fatto. Che cosa? No, non ho sentito cosa ha detto la parola. In calabrese sarebbe un ciaficero, cioè non sono stati in grado. Non sono stati in grado di portare avanti questa situazione. Perfetto, visto che ci capiamo anche diciamo con linguaggi affini. C'è un altro passaggio però di grande rilievo, in realtà ce ne sono un altro paio, però voglio seguire quest'ordine qui. Lei a un certo punto torna a parlare, sempre il 22 gennaio del 2016, del progetto politico delle mafie, secondo me, poi questa è la mia interpretazione, e dice Sicilia Libera venne fondata nel villaggio Euromare ed era secessionista. Dopo il mio arresto l'hanno fatta fondere con Forza Italia, che ha preso tutti i voti grazie a Sicilia Libera. E poi lei prosegue, dopo il mio arresto si è fermato tutto, e conclude, la gente non sa cosa c'era di mezzo. Posso, dottor? Certo. E questo che si è fermato tutto, perché era una cosa tutta organizzata per eliminare noi. E facci accusare di queste cose che non siamo per niente responsabili. Era tutto questo. Poi mi ha fatto una domanda un po' prima, che io dico, mi scusi, cosa ha detto? Lei dice che Sicilia Libera venne fondata nel villaggio. Allora, posso dirle una cosa? Sì. Questi sono commenti, se lei anche in altre intercettazioni, lo signor Adenoffe dice, peccato, dice, con il senno di ora, era meglio arrivato a un certo punto che nasceva questo partito. Mi sono spiegato. Io che non posso fare parte di questo partito, e io come parlo dopo il mio arresto, perché parlo nel senso di spiegare il periodo che è successo nei primi del 94, fine 93, primi del 94. Io che non posso fare di questo parte di questo Sicilia Libera che si dice, è nato all'Euromare perché l'ho preso nei vari processi che ho fatto di Tullio Cannella e tutte queste cose che ha sempre detto. Ma Tullio Cannella, proprio lui, dice che io non sono a conoscenza, noi non siamo a conoscenza, perché Tullio Cannella a noi nel 93 a noi ci cerca e non ci trova. Io l'altra volta vi ho letto un verbale che non vorrei ripetere, che lui dice
che lui riferisce che no, no. Poi lui dice che Sicilia Libera è nato settembre 93, ma io non ero più a Palermo, e quando lei mi dice sì, io le faccio vedere, perché non sono più a Palermo, e chi lo dice e chi non lo dice. Quando lei mi dice di sì, io le posso leggere qua. Allora, che sta leggendo, signor Graviano? Non legga cose non sto che leggendo noi, niente, non io conosciamo, so... non abbiamo gli altri. No, ma è già il verbale che vi ho letto l'altro giorno, la volta scorsa, l'udienza scorsa di Cannella. Sono le dichiarazioni che ha reso Cannella in questo processo? No, ma io la volta scorsa vi ho letto il verbale di Cannella, che nel 93 cercava i fratelli Graviano e non le ha trovato. Dice, i Graviano si sono fatti vedere, i Graviano. E allora lui che dice, preciso che i Graviani negli anni passati avevano frequentato il villaggio romano nel periodo estivo, mentre nel 93 non si fecero vedere mai. Conosco bene tutti e tre fratelli Graviano, e fui Cannella che nell'estate 1993, il Cannella lui si riferisce a Cristoforo, che i Graviano si trovavano fuori della Sicilia, senza darmi però accesso particolare. Mi sono spiegato? E questo verbale io vi ho detto che lui l'ha deposto il 30 novembre 95 dinanzi alla procura di Palermo, il procedimento 101-97-95 DDA di Palermo, perché si trova tutto nel processo di mio papà, in quanto lui parla anche dell'omicidio di mio papà. Loro mi chiedono se mi risulta qualcosa circa la progettazione e l'eliminazione di Contorno. Io posso dire, a parte le ragioni storiche riguardanti l'intera Cosa Nostra, giustificativa un tale progetto, che all'interno di Cosa Nostra è la circostanza data per sicuro che l'uccisione di Michele Graviano...
Questa persona